Me l'avevano detto che era un weekend di pioggia. Oggi, sabato, domenica, lunedì, pioggia completa. Valeria non gliene frega niente. C'è questa rietta bella, mi ricordo, mi sembra di essere quei giorni al mare dove piove, si sente il profumo di... Oh no! Si sente il profumo di ricordo quando vado al mare, senti quella profumo di mare, si vede che c'è questa cosa che arriva dall'oceano, è bellissimo. Noi non ce ne frega della pioggia! We're gonna stay out with the rain. Oggi è sabato, non abbiamo nessun programma incredibile. Oh, ok, yo, you look beautiful girl. Nessun programma oggi, sabato, domenica, sapevamo che pioveva, la previsione avevamo detto, quindi ci rilassiamo a casa. Io sto facendo un po' di lavoretti, sto pulendo un po', le lelmine sono pazze, come al solito. Ci vogliono queste giornate di niente, di non programmi, di non fare nulla. Ne approfitto per pulire un po' e poi comunque di finire questi video con Q&A, che ormai è una vita che ce l'ho dentro nel sistema. E poi vediamo, magari ci mettiamo qualcosa. Non me le gusto queste giornate, belle, belle. Vai, noi andiamo, ciao! Siccome le Emilia non vogliono stare fuori, non vogliono stare in casa, anche se piove, mi bisogna intrattenere un po', ho deciso di fare un inseguimento. Segue. E io faccio il poliziotto. Let's go! Devo mettere... Go slow down! Devo mettere... Hey, you know what? It's very dangerous. Devo comprare delle ruote da pioggia per lo scooter di Lele Emilia, perché così è come uno slick sul bagnato. Scusatemi ragazzi, la camera è piena di pioggia. Alright, pausa, stop one second here. Ma perché non l'avevo ancora detto, ho fatto pulire il sensore di questa camera. Si veda la differenza. E perché era veramente sporco. Il sensore è pulito, molto pulito. È costato anche un po' parecchio, potevo comprare una camera nuova. I'm gonna catch you right now. Lena, are you ready? So we gotta go slow. Devo andare piano. Disgraziate. Go. Where can the cows get it here? Carichiamo la batteria. Ha promesso le Emilia che le portavo al parco. Oggi facciamo volare questo giochino. Andiamo a fare colazione e noi ci vediamo dopo. Ciao! Posto nuovo a Gora Hills, Cron, whatever, Croniers. Un sacco di gente. Le Emilia sono due pazze. Devo andare dall'altra parte a prendere un po' di soldi, perché c'è questa breakfast ha dei giochini per le bambine, quindi ci vogliono un po' di cash. Sono intense ragazzi, le Emilia sono intense oggi, ieri, l'altro ieri, nell'ultimo mese, l'ultimo anno. Il tempo è ancora brutto, però ora finiamo colazione e poi andiamo al parco, vediamo se riusciamo a far volare quell'aereo. Dopo una mattinata abbastanza trafugliata con Emilia e Lela pazze, ora finalmente stiamo andando. Qual è? Another call. Guardate Nicole, sfuturistica moglie. Quindi abbiamo deciso di andare al parco e far volare questo aeroplano. Si è aperto un po', non piove più, anzi è uscito un sole bellissimo. Guarda. È stata una mattinata di quelle toste con queste due pazze. Forse il tempo, forse Bo, forse... Mama and Daddy are pretty tired because, wow, you girls are intense all today. Questo è il metodo di locomozione elettronica della famiglia Golfieri.
È la prima mattina, primo pomeriggio. Chiaramente non, queste due mi stanno facendo andare pazzo. Nicole. Mamma, what's going on with these two girls? They're crazy. I'm sick. Redwood. Oh, there's a redwood. Yeah. Che poi non sa neanche se riuscirà a far volare questo aeroplano, perché se c'è gente nel parco o nel... non posso farlo volare tra la gente. E poi anche un po' di vento c'è. Lo vediamo. Alright. Quindi il primo test è andato bene. Ora, ma con i bambini così è un casino, un po' pericoloso. Vai, andiamo. Abbiamo un problema con il timone, controllo il timone, prima non funzionava. È un po' instabile questo aeroplano. Troppi bambini in giro, non si può fare una cosa del genere. Vabbè, comunque funziona, allora chiudiamo e poi voglio andare per un posto che mi hanno detto che esiste qua vicino. Voglio andare a vedere troppo. Ok, andiamo avanti, ciao! Sto andando in un posto, ragazzi, c'è vento, che un mio vicino di casa mi ha detto di andare a vedere. C'era lo sceriffo lì in mezzo alla strada. Questo posto, che praticamente è qui dietro a casa mia, è praticamente uno studio a cielo aperto della Paramount Pictures. Praticamente fanno un sacco di film western fighissimo. E mi ha detto che è aperto, nel senso che comunque puoi guidare dentro, puoi fermarti e e vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Oh, stanno facendo un film, ragazzi, dietro. Questa è proprio una riproduzione di un villaggio. Incredibile, ragazzi. È uno studio totalmente a cielo aperto della Paramount. Hanno organizzato tutte le luci che vanno sotto. Ci sono le colonnine che in mezzo al niente che saltano fuori, luci qua intorno. È praticamente un set, ragazzi, un set. C'è anche la chiesa, il cimitero. Domani sera mi hanno detto che filmano, per quello ci sono tutti i camper e le attrezzature. Praticamente puoi venire qua con un paio di attori e cominciare a registrare. Ovviamente penso che non sia possibile senza noleggiarlo, però devo andare a vedere, capire che film hanno fatto. Anzi, se riconoscete qualcosa durante questo video, fatemi sapere, perché sono curioso, veramente curioso. E poi anche fuori qua c'è tutta questa parte bellissima di campagna qui. Questa è questa gas station, è pazzesco. Dico, what? Questo è un club, vediamo se c'è la finestra aperta. Troppo bello, ne valsa la pena spendere un po' di tempo qua.
fighissimo. Vai, noi in direzione a casa ora.